Buonasera a tutti, signor segretario, signor sindaco, assessori, consiglieri, cittadini. Do lettura della mozione dal titolo Cave di Casorezzo istituendo Parco Metropolitano di Milano. Lettera da inviare al Presidente di Regione Lombardia, al Presidente del Consiglio regionale, all'Assessore Claudio Terzi di Regione Lombardia, al Sindaco di Milano Città Metropolitana, per chiedere che venga definitivamente stralciata l'ipotesi di una discarica all'interno ora del Parco del Roccolo e in seguito vengano definitivamente omesse le possibilità di consentire discariche e attività altamente invasive e che rechino pregiudizio all'ambiente all'interno delle aree protette, partendo dalla legge regionale numero 32 del 2015 e dei suoi allegati, invitando ad adoperarsi per l'istituzione di un parco metropolitano a tutela regionale, come già il parco regionale del Ticino della Lombardia. Il Consiglio Comunale di Ossona si impegna a scrivere agli indirizzi delle autorità sopracitate, a dare pubblicazione sul sito web del Comune di Ossona e nelle bacheche pubbliche del Comune di Ossona della richiesta di qui sopra. Bene. Do illustrazione brevemente del perché il gruppo consigliare Verdi Cambiamo Ossona ha pensato a questa mozione. Il motivo cogente è perché ci pare imbarazzante, però visto che ieri c'è stato un bellissimo incontro in quel di Magenta con il professore, già presidente della Società Italiana di Scienza Politica, Gianfranco Pasquino, si sono fatte anche due battute su quello che è il senso della democrazia liberale e di come la viviamo e nella fattispecie anche quello che è il ruolo dell'informazione dei giornali nella democrazia. Purtroppo, nonostante le comunicazioni che abbiamo fatto come Verdi, anche come Verdi regionali, ai vari organi di stampa, non viene riportata la legge regionale del 12 ottobre 2015, numero 32, dal titolo Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della città metropolitana di Milano e modifica la legge regionale 8 luglio 2015, numero 19, la riforma del sistema dell'autonomia della regione, disposizioni per il riconoscimento delle specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, numero 56, disposizioni sulla città metropolitana, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. In particolare abbiamo fatto presente, e tra l'altro in varie iniziative pubbliche, quelle che ho chiamato sui siti web dove ho l'onore e onere di scrivere, come le 5 giornate dell'Alto Milanese, partendo dal sabato arrivando fino al mercoledì con le iniziative nelle piazze di Casorezzo e di Busto Garolfo. Domenica ha avuto una rilevanza nazionale perché c'era anche una corsa ciclistica, mi pare, legata a Radio DJ, e il mercoledì, in occasione del Forum Internazionale per il Diritto dell'Acqua a Palazzo Zimbardi, già sede di Città Metropolitana, ci sono stati anche oltre un centinaio di cittadini del territorio insieme ai sindaci di Casorezzo, Busto Garolfo, Inveruno e Mesero, in rappresentanza dell'Alto Milanese e del Magentino. Do lettura brevemente dell'articolo 3 della legge regionale numero 32 del 12 ottobre 2015. Articolo 3. Disposizioni relative alle funzioni trasferite alla Regione. 1. Sono trasferite alla Regione le funzioni già conferite alla provincia di Milano nell'ambito delle materie agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente, lo ripeto perché è questo che, ed energia di cui all'allegato A. Brevissimamente l'allegato A. Sono previste anche l'istituzione e revoca di osi di protezione, gestione delle osi di protezione. Quindi a noi pare che da un punto di vista giuridico le responsabilità vertono in capo a Regione Lombardia e all'assessorato sopracitato. Da un punto di vista politico, visto che come sapete con Città Metropolitana sono delle elezioni di secondo livello, tra l'altro, visto che l'ho ricordato anche sabato nell'assemblea fondativa di Socialisti in Movimento, tramite l'avvocato Felice Besostri è stato presentato anche un ricorso, non mi ricordo se al TAR o alla Corte Costituzionale, comunque per ridare il voto ai cittadini. Quindi il
il perché di questa mozione, e poi apriamo anche la discussione per scrivere la lettera, perché sia il più inclusiva possibile, perché qua stiamo difendendo il nostro territorio, essendo Sona situata a sud, e sapete che il flusso delle acque va da nord a sud, e il rischio che viviamo in questo territorio è quello poi del percolato, essendo la discarica a nord. Quindi stavo dicendo, il fatto che non abbiamo votato, i cittadini non hanno potuto votare i rappresentanti in città metropolitana, sono state appunto delle elezioni di secondo livello. Su questo volevo aggiornare anche il Consiglio Comunale, visto che ho appena sentito anche il responsabile del Parco del Roccolo, mi hanno detto che hanno già fatto degli incontri, loro ricorreranno verso questa decisione di città metropolitana. Tra l'altro è anche un'occasione per ringraziare tutti gli amministratori di centrosinistra, il signor sindaco di Milano Giuseppe Sala e la vice sindaco Arianna Censi, che hanno ascoltato immediatamente le istanze del territorio e si stanno impegnando per quello che a loro compete. Però, come ho letto dall'articolo 3, è Regione Lombardia che ha avvocato a sé. Quindi con questa mozione chiediamo semplicemente di scrivere una lettera di presa di coscienza che, dato che poi si sono anche sommate, perché il riferimento a un parco metropolitano? Perché come saprete è stata emessa anche un'altra legge regionale che prevede l'accorpamento o volontario o dopo 2 anni di impegno da parte di Regione Lombardia dei parchi locali di interesse sovracomunale. Ovviamente le istituzioni non nascono dall'oggi al domani, nascono da progetti, visto che poi colgo anche occasione che era stato detto, sottolineato dal signor sindaco, che il fatto che fosse un PLIS, il Roccolo, il Parco Locale di Interesse Sovracomunale, non avesse le tutele sufficienti e necessarie per scongiurare questi progetti, quindi chiediamo che vengano istituiti dei parchi che però abbiano realmente una funzione di parchi, e l'abbiamo individuato da un punto di vista normativo come nei parchi regionali. Un'altra nota che voglio condividere con voi, gentili consiglieri, gentili cittadini presenti questa sera, è anche che dopo ormai 4-5 anni finalmente è arrivata nota da Roma che il pericolo dell'allevamento intensivo di galline ovaiole, sito sempre all'interno del Parco del Roccolo, nel territorio tra Busto Garolfo e Canegrate, è un pericolo finalmente scongiurato. Tra l'altro la notizia è arrivata il martedì sera, prima del presidio, il mercoledì, fuori da Palazzo Zimbardi. Questo per dire che quello che stiamo facendo, se ce ne fosse bisogno, ma mi pare, visto anche i discorsi prima, che ce n'è bisogno, dobbiamo ricordare che la politica la fanno i cittadini, sono le intuizioni più o meno geniali dei cittadini che vanno ad esprimere, a dare voce alle volontà dei cittadini del territorio per la tutela e quasi per l'autodeterminazione. Una piccola parentesi su quello che era una mozione di solidarietà alle genti catalane: avevamo pensato come gruppo consigliare di allegare un articolo di Sergio Romano che parlava un po' su cosa sta avvenendo in Europa di queste spinte. Tra l'altro, qua chiudo, però non posso non citarlo, ieri sera il professore Gianfranco Pasquino ha presentato la sua ultima opera e fatica editoriale, che era 30 lezioni per l'Europa, e penso che sia importante per tutti noi, se volete pure disponibile la registrazione. Niente, si è aperta la discussione. Penso che sia importante, possiamo fare un qualcosa di veramente importante per il nostro territorio, non dall'oggi al domani, che non serve a dare una medaglietta a qualcuno, a una parte politica piuttosto che all'altra, ma a tutelare veramente il territorio di Ossona e dell'Est Ticino dell'Alto Milanese. Grazie. Consigliere Rossi, potere di confondere. Allora, non era mia intenzione. Mettiamo i puntini a posto. La manifestazione è stata fatta davanti a Palazzo Zimbardi, città metropolitana. Per chi
perché l'autorizzazione l'hanno firmata Città Metropolitana. I tecnici. L'autorizzazione è firmata Città Metropolitana. Dai tecnici. Rossi. Che non sono lei. Sì. Mettiamo i puntini su lei così. Ottimo. Il funzionario del Comune di Ussona, quando mette un parere, lo mette in base a regolamenti, a statuti, a leggi, non lo mette a muso. Vuol dire che i funzionari di altre città metropolitana hanno pensato di approvare il sito e la discarica a cielo aperto, mostruosa, secondo le norme città metropolitana, non certo secondo regione, perché io il sito lo sto frequentando, domenica dovremmo suonare ma non ce la faccio, domenica c'è una bellissima manifestazione, il problema vero è che città metropolitana, come era la provincia, la politica da lì è sparita. E, strano, perché il nostro territorio gelato milanese con l'inceneritore e con la cava di Buscate abbiamo già dato per anni. Fino a quando c'era su il rudere, ogni tanto usciva inceneritore Ossona. L'abbiamo abbattuto, non ci ha rotto più le scarpe. Cava di Buscate, fino a quando quel buco era aperto, dovevano riempire. Cave Casolezzo, Busto Garolfo, purtroppo siamo di fronte all'ennesimo scempio che non riusciamo a fermare, anche se è assurdo in un parco, è assurdo a 400 metri dalle case. Io prenderei i funzionari di area metropolitana, città metropolitana, li porterei a Vergiate, dove oggi una cava, una discarica ormai ferma da ormai 10 anni, passate ancora oggi dalle 5 alle 7 di sera e sentite ancora gli effluvi benefici di quella zona. L'assurdità è che nel frattempo, non stiamo più parlando degli anni 75 inceneritore, 83 cava di Buscate, ma siamo nel 2017, dove la raccolta differenziata da noi supera ormai il 60% anche nelle cittadine, dove nei paesi è più semplice, nelle città è più complicata. E quindi io mi verrebbe voglia di contestare la relazione di Rossi, ma non c'ho voglia, perché è troppo grosso il problema che abbiamo di fronte. Io invito il Consiglio Comunale ad approvare la mozione nella parte in cui solidarizziamo con noi stessi, perché si trova a nord e abbiamo la falda acquifera a pochi metri. È vero che noi peschiamo 220 metri e quella falda acquifera è già inquinata, ma non mi sembra il caso di tornare sull'argomento, per cui il nostro gruppo ovviamente voterà a favore della mozione, però diamo a Cesare quel che è di Cesare. Regione Lombardia, tra l'altro mi sembra che un consigliere della Lega, se non ricordo più precisamente chi, credo Cecchetti, sia lì in maniera fissa. Quindi adesso, se facciamo politica su, cioè sulla discarica, abbiamo capito un tubo secco. Questo discorso voglio proprio precisare che Regione Lombardia è stata proprio in prima linea dappertutto, cioè in questa situazione della cava. Soprattutto. Questa legge me la sono inventata o l'ho trovata sul sito di Regione Lombardia? Posso parlare adesso? Allora, dica, se il nostro presidente. Me la sono inventata la legge, me lo dica. E soprattutto, come ha detto il consigliere Garavaglia, il nostro consigliere Cecchetti, Fabrizio è stato sempre in prima linea a fare questo. Città Metropolitana non c'entra niente adesso con questo fatto del permesso di poter costruire questa cava. Quindi di conseguenza è tutta responsabilità di Città Metropolitana, che ha firmato il consenso a fare questo. Ha detto Città Metropolitana non c'entra niente. Scusa, Regione Lombardia non c'entra niente, ma Città Metropolitana giustamente ha la piena consapevolezza che ha firmato lui proprio il permesso per fare lui questa chi? Cava. Città Metropolitana, l'ho nome. Sentito. Sono tutta chi l'hai letto? Tutti quelli che hanno firmato e hanno dato il consenso in amministrazione e anche i superiori, chi c'era, ha firmato. I nomi, se vuoi, ci sono tutti esposti, vai sul sito di Città Metropolitana e vedi chi ha firmato. Vede.
Quindi, premetto, dopo questo, chi li hai letti? Io ho piena fiducia. Votati lei? Testo, facciamo anche manifestazioni, e a breve ci saranno parecchie manifestazioni a sostegno proprio della cava. Io premetto su questa cosa. Voi, no, no, su questa la ringrazio Porrati, perché voi fate le manifestazioni a sostegno delle cave, noi dei parchi. E questa è la differenza. Il re è nudo. Allora, premetto, poteva fare una bella figura, guardate. Sono contento, perché in questo giro del fumo che si sta facendo per confondere i cittadini, no, non so, c'è qualcuno che vuole il parco, i verdi, gli ecologisti, gli ambientalisti, e ci sono altri che non vogliono la discarica per fare le speculazioni. Beh, comunque, io premetto da questo automaticamente, piena solidarietà alle cose, premetto anche che bisogna sostenere perché è un pericolo per noi e per tutti, ma io purtroppo in questa mozione io mi alzo, esco e non voto. Grazie. Sì, aspetta, volevo rispondere qua comunque. Niente, se volesse intervenire qualcuno della maggioranza, se no volevo rispondere comunque su questo perché mi pare importante. Nel senso, prima ho richiamato la lezione magistrale di ieri sera dove si parlava di la democrazia alle sue basi, diceva il compianto ormai venuto a mancare Sartori, che la democrazia è liberale è il governo delle opinioni. Qua si sta creando della confusione ad hoc. Io chiedo semplicemente un buon senso, visto che noi comunque siamo ad Ossona, non so se qualcuno di voi è proprietario di terreni in quel di Casorezzo, però ormai la cosa che abbiamo capito tutti è abbiamo volontà, perché qua mi pare che sia stata un attimo equivocata la mia mozione. La mia mozione chiede la volontà di istituire un parco regionale. Un'altra cosa, che questo anche se lo volete mettere agli atti, tanto l'ho detto talmente tante volte e penso che, vabbè, questo sarebbe un'altra cosa, però quello che sta avvenendo è proprio questo, vogliamo un parco perché sono legittimato a pensare che ci sia una parte di cittadinanza che certamente non vuole la discarica perché lì vivono, ma non vogliono nemmeno le tutele previste dai parchi. Perché quei terreni, visto che su Casorezzo c'è un progetto che vorrebbero fare una circonvallazione inutile, perché anche oggi se alle 11 avete sentito quello che hanno detto a Bruxelles nella commissione petizioni, dobbiamo tutelare il territorio, la Lombardia è uno dei territori più martoriati d'Europa, anche il discorso della qualità dell'aria, basta pensare alla mobilità privata, dobbiamo pensare a rifinanziare il trasporto pubblico locale. Quindi, chiedendo, qua, sono ecologista, sono ambientalista, sono dei Verdi, il gruppo consigliare si chiama Verdi, cambiamo Ossona, la mia proposta non è semplicemente dire no alla discarica. Poi ringrazio il consigliere Garavaglia perché ha recitato quella che è stata l'evoluzione che c'è stata negli ultimi 40 anni e passa. Ha citato il rischio di inceneritore ad Ossona nel 75, un rischio che c'è stato anche a Marcallo. Lo ringrazio perché ha citato anche Buscate e ricordiamolo perché è importante questa mozione, perché dove nasce la raccolta differenziata in Lombardia e in Italia? 1992, Buscate, quindi da un paesino di 4.000 abitanti, dalla consapevolezza delle genti che dicono dobbiamo impegnarci per un mondo migliore, è venuto fuori. Adesso, mi spiace, non va buttata in cagnara questa mozione. Io chiedo semplicemente di scrivere una lettera. La legge non l'ho scritta io, la trovate sul sito di Regione Lombardia, è la legge regionale 12 ottobre 2015, numero 32, articolo 3, che dice alcune cose. Poi, se vogliono fare i grandi politici o piccoli politici, ha detto prima il sindaco, quello non mi riguarda, io su questo svesto, se volete, quello che è il mio riconoscimento di Verdi a livello regionale e nazionale, per quello che riguardo anche, visto che ho avuto degli incarichi anche per le associazioni ambientaliste, però anche qua
E i nodi verranno al pettine, visto che comunque sono in consiglio comunale e quello che dico qua me ne devo assumere le responsabilità. Non mi è piaciuto il gioco da parte di qualcuno degli amministratori che, ad esempio, si rimpallavano le responsabilità tra Casorezzo e Bustone Arolfo. Diciamocelo, sono state delle scortesie istituzionali francamente non belle da vedere. Non mi è piaciuto che qualcuno degli amministratori di Casorezzo provasse a dare la responsabilità al WWF, che è un ente morale ambientale a livello internazionale, quando il WWF gli veniva semplicemente chiesto, e questo ne ha parlato con la presidente lombarda Paola Brambilla, di esprimersi. Gli chiedevano al WWF: il sito della discarica è a più o meno di 5 km. E il WWF diceva, rispetto all'OSI WWF di Vanzago, sono più di 5 km, quindi non abbiamo facoltà di esprimerci. Anche questo è importante, perché non è responsabilità. Come non mi è piaciuto che cercassero di cancellare la politica quando ci sono delle responsabilità politiche, ma qua sono andati peggio, hanno fatto di peggio, appunto perché, a mio avviso, c'è una volontà di evitare che i territori non vengano tutelati. Come qua, carissimi consiglieri, e anche al pubblico mi rivolgo, ma soprattutto al vice sindaco Giovanni Oddani, visto che ho solidarizzato con lui quando mi raccontò che venne tenuto in attesa fuori dal comune di Parabiago quando erano in corso le trattative dal comune di Ossona per entrare a far parte del Parco del Roccolo. Quindi la lettera penso che sia chiara, non è un semplice diniego alla discarica, ma c'è una precisa volontà di dar voce al territorio. I nostri cittadini più volte hanno chiesto la tutela del nostro territorio. Francamente, mi va di ricordare questo, lo mettetelo pure agli atti, la legge di Regione Lombardia non l'ha scritta il consigliere Rossi, è la legge regionale 12 ottobre 2015, numero 32, articolo 3, comma 1, che riferisce anche agli allegati. Quindi, tornando, se vi va, vorrei sentire anche gli altri consiglieri su questo, perché penso che sia un argomento. Non ritengo di avere la bacchetta magica. Scrivere una lettera, diamo la disponibilità per trovarci. Grazie. Assolutamente. La lettera a Sala. Anche a Sala. La lettera no. Maroni. Cecchetti, non c'entra niente Regione Lombardia, cosa c'entra? Scusate, dal pubblico, agenti, potete intervenire, allontanarla? No, io sto qua, sono dal pubblico. E non puoi parlare nel pubblico? Non c'è problema, città metropolitana non c'entra la Regione Lombardia. Fate una lettera a città metropolitana. Penso. Scusi sindaco, se Ossona non ha aderito ancora a nessun plis, secondo me non è recepito, e per questo ho richiamato Giovanni, vice sindaco Oldani, perché fino a 3 anni fa era un'amministrazione di centrosinistra, lei si è imbarcato Lega Nord e Forza Italia e mi pare che sia cambiato il vento. Ma se lei che interrompe, va bene. Questo perché
altrimenti se questa non è così stringente o è superabile, in quanto vi facevo l'esempio di Roccoltani, la distanza delle case prevista diventa, mentre per la legge regionale è un motivo escludente, la città metropolitana è invece un motivo che si può superare con delle restrizioni. C'è la gerarchia normativa, sindaco, sa cosa vuol dire gerarchia normativa? L'ente regionale è superiore all'ente provinciale, assolutamente, però no, dato che le bugie le ho già sentite, le ho anche dette. No, sindaco, non mi prendo in giro perché la comunicazione dell'Arianna Censi io l'ho data in diretta quando è uscita da Palazzo Isimbardi con la mia attività di freelance, quindi io davo per scontato che la sapessero tutti perché l'ho divulgata io a mie spese nell'attività di freelance. Allora ragazzi, è colpa vostra, mi spiace. Io più di così. Fatta questa premessa, io credo che ci sia innanzitutto un motivo operativo e deontologico, dove tutte le azioni devono essere coordinate da tutto il lavoro di prezzo. Cioè, già ci sono volete mai comitati che fanno fare le cose. Quando dico prima di scrivere la lettera, io dico stiamo nella regia di chi gestisce il problema. È per questo motivo che non andremo a scrivere questa lettera, ma perché ci atterremo a quelle che sono indicazioni di questo prodotto per la lettera. Quello che è veramente rilievo regionale è la legge regionale, da mettere agli atti. Purtroppo c'è l'assenza della politica, ma di tutta la politica, che si chiama città metropolitana, che si chiama Lombardia. Io quello che è sempre suggerito a Pierluigi Collani, che tu devi essere capace di far sedere allo stesso tavolo, non una volta una volta l'altra, tu devi far sedere tutte e due assieme, città metropolitana e regione Lombardia. Poi diventa questo rimpallo di responsabilità. Questo è il messaggio che secondo me diamo a Casaletti e supportiamo Casaletti in questo senso. Io mi sono preso la briga di scaricare i bilanci, le misure camerali, perderci qualche mattina di, perché domenica mattina ci sono degli interessi importanti e se non si mette la politica è inutile che facciamo delle chiacchiere delle lettere. Qui bisogna impegnare la politica, trovare il sistema per impegnare la politica indipendente in senso lato di chi deve impedire che a 450 metri da casa nostra si possano fare più. La lettera è un modo di impegnare la politica. La lettera la facciamo fare, ce la facciamo dettare, la facciamo scrivere, la sottoscriviamo con tutto il valore che dovrebbe. Cioè, non andiamo a fare cose estemporanee, cose creiamo solo confusione. No, estemporanea lo scriva, dottoressa, per me è un insulto, perché io non lavoro in maniera estemporanea. È tutto ben ponderato e studiato e per questo allegato. Lo scriva, il sindaco ha detto, in maniera estemporanea. La confusione, no. Vi ho messo la legge regionale dove sono precise le responsabilità, lei sta facendo confusione, ha forse degli interessi? Per voi se dalla maggioranza arriva la proposta di una delibera di condanna per questa solidarietà alle popolazioni e che Ossona fa parte con Sulermetto, noi la voteremo e metto non a punta, non a punta. Penso mi spetti il diritto di replica. Sono state
La nostra mozione era molto chiara e precisa. Purtroppo c'è qualcuno che vuole creare confusione e quando si è descritto il bianco, qua è stato rappresentato il nero. Sindaco, mi lasci parlare, non può dire... Allora, la lettera è un metodo ponderato per andare a riportare la politica al senso. Segretaria, questo si può scrivere perché abbiamo depositato... Segretario, può scrivere per cortesia? Ottimo. Ottimo. Segretario comunale, mi scusi, può scrivere? Perché a livello metropolitano abbiamo depositato anche una mozione come lista civica metropolitana, la città dei comuni, che ha dovuto portare il centro-sinistra a prendere delle posizioni. Il centrodestra non l'abbiamo sentito. No, il segretario comunale, si può scrivere per quello. No, allora su questo ricordiamo, comunque c'è anche una lettera della prefettura, a sto punto andremo di nuovo in prefettura. La dichiarazione ci scrive. È la dichiarazione. Dunque, No, sto terminando il mio intervento, perché non esiste che lei viene a richiamare il ruolo della politica quando voi siete i primi a misconoscere il ruolo della politica. Io vorrei sentire dalle parole del vice sindaco Oldani, che ho ringraziato più volte, il perché Ossona non sta più portando avanti le trattative per tutelare il proprio territorio. Può rispondere il vice sindaco Oldani, visto che l'abbiamo ringraziato più volte e sembrava che fino a 3 anni fa la giunta incontro avesse una sensibilità politica che adesso non ha. No, scusi vice sindaco, attinenza sì, perché io parlo di plissi nella lettera, non è che gli scrivo a Sara voglio mangiare i pasticcini o a Maroni. Siano a livello provinciale che regionale.
Quindi questa è la premessa a tutti gli altri. Se vogliamo proporre una mozione di solidarietà, io posso sottoscrivere una mozione di solidarietà nei confronti delle amministrazioni, dei concittadini, dei cittadini di Casolezzo e di Busto Garolfo, e anche le preoccupazioni dei cittadini di persone dei comuni limitrofi per quanto riguarda questo rischio che andiamo a correre. È semplicemente una mozione che dimostri la vicinanza nostra a questa, a questi nostri vicini di casa. La ringrazio, signor Vice Sindaco. Sia una cosa che si possa fare. Ok, la ringrazio, signor Vice Sindaco, però riprendo la parola perché il titolo è Cave di Casolezzo istituendo Parco Metropolitano di Milano. Lettera da inviare al Presidente di Regione Lombardia, al Presidente del Consiglio regionale. Quando vai dal panettiere e gli chiedi una amichetta, chiedi che ti dia la amichetta. Non... Adesso lei magari stava fornendo un bignè, però... La mozione su cui io vi sto chiamando ad esprimervi mi pare che sia chiara, perché da un punto di vista giuridico noi qua abbiamo trovato di chi sono le responsabilità politiche e vogliamo inchiodarlo. Tra l'altro adesso potremmo veramente votarla all'unanimità, perché l'unica rappresentante della Lega Nord è uscita dal Consiglio Comunale, quindi potremmo essere all'unanimità senza ulteriore imbarazzo. Quello che si chiede è di inviare una lettera a Maroni, a Cecchetti e all'assessore Terzi e poi dopo anche al sindaco di Milano. Non va bene, signor sindaco, che adesso lei venga qua a raccontarci la favoletta. Comunque sono dei Verdi, su questo, per quello che è successo in Germania, noi non guardiamo più in faccia nessuno, né centrodestra né centrosinistra, e non ci interessa che magari... perché il responsabile era vicino a Rifondazione in nome delle vecchie alleanze rosso-verdi. Visto che adesso il motivo per cui mi trovavo anche sabato a Roma lo potete immaginare, per cui sono andato a parlare sia con Pisapia e quelli di Insieme, sia con l'Anna Falcone, è un altro. I Verdi, il ruolo politico, lo spazio politico se lo prendono. Se voi adesso sul titolo di questa mozione dovete dire sì o no, non su dei pensieri vari. Cave di Casolezzo istituendo Parco Metropolitano di Milano. Su questo, voi del Consiglio Comunale di Ossona avete la disponibilità e volontà, perché è su questo che vi sto chiedendo, è quello di portare Ossona a far parte di un territorio tutelato e vincolato. La risposta che ha dato prima il Vice Sindaco Dani, riferendosi al capogruppo Garavaglia per un altro protocollo, purtroppo adesso mi sfugge, però come vi ho fatto notare due settimane per ultimo consiglio, la vostra volontà era chiara, perché si va a sbandierare i cittadini, stop consumo di suolo e tutto. Poi in realtà, quindi io ripeto, penso allora, adesso siamo un attimo, vi rileggo il testo, almeno sapete di cosa parliamo, no? Va bene, chi l'accoglie? Io sono favorevole. Chi è astenuto? Chi è contrario? Si motiva il voto di contrarietà. Si motivano prima di solito, non dopo, in modo di dare risposta. Comunque su questo chiediamo di nuovo la videoregistrazione, come avviene dappertutto. Guardi, se lei la prende così, la politica è una cosa seria, c'è anche la facoltà di scienze politiche. In Italia ci sono anche degli incontri, si può studiare. Non tanto per il contenuto condivisibile, ma in quanto per un fatto organizzativo, perché la regione di tutte le operazioni di difesa e di contestazione debba essere volte per la regia del comune di Casolezzo. Scegliete il comune di Ossona e date tutto Casolezzo Busto Garolfo. Le indicazioni del consigliere Garavaglia,
per l'Italia ha detto che guarda, non mi stupisco più di niente, quindi preferirei verba vola scritta male, siamo contro la cava e siamo contro la cava. L'unico discorso di tipo organizzativo, non assolutamente di contrario. Noi su questa mozione daremo voto favorevole e abbandoneremo l'aula per evitare di sentire le sue comunicazioni. Ma come, su questa mozione quale? Abbiamo già votata? No, la prossima. Ah, vabbè, ma comunque non c'è prevista la dichiarazione postuma. Il sindaco ha messo una mozione di contrarietà alla realizzazione della cava e solidarietà ai sindaci e alle popolazioni, e su questo noi voteremo favorevole e poi abbandoneremo il consiglio comunale. Su questo punto anche noi voteremo favorevoli, ci mancherebbe. Sì. Su questo punto della solidarietà, ma vorremmo sapere quando verrà discussa questa mozione. Quindi. Adesso l'hanno alimentata così, come contrarietà, maggioranza rispetto. Allora si apre la discussione sull'emendamento della mozione, ok? Va bene. E chiediamo che ne venga data copia e allegata la legge 32 del 2015 di Regione Lombardia. È già allegata? Fa parte della mozione? Vi voto a favore, allegata, fa parte della mozione, vi voto a favore, grazie mille, vai. Ottimo, colgo occasione per ringraziare il Consiglio Comunale allora. La mozione Rossi presentata da Verdi Cambiamo Sona con in allegato la legge 32 del 2015 di Regione Lombardia è approvata. No, è quello che ha detto la dottoressa, è emendata e quello lì va nell'allegato, mi ha detto così dottoressa? No, guarda, aspetta. No, dottoressa, aspetta, su questo chiariamoci. No, allora votiamola a sto punto. No, la prima l'abbiamo... La seconda non l'abbiamo messa ai voti. Unanimità. Perché è presente anche l'allegato. Ok. Mi assicura che è presente l'allegato della legge regionale? Certo, perfetto, grazie mille dottoressa. Grazie, ringrazio tutti i colleghi consiglieri che abbiamo solo Verdi, si dicono soddisfatti. Grazie.